so che ci sono delle valutazioni circa gli emendamenti al disegno di legge. Riteniamo che la scuola pubblica debba essere difesa e non possa essere scambiata con qualche elemento, diciamo così, per rabbonire un movimento che sta crescendo e che soprattutto dice una cosa. Io vorrei sottolineare un passaggio, questa non è una piazza di lavoratrici e lavoratori corporativi, non è una piazza che sceglie solamente la lotta per il rinnovo del contratto. È una piazza che ribadisce una cosa molto semplice, e cioè che una scuola democratica è una scuola che garantisce un intervento sulle disuguaglianze sociali. È una scuola democratica, è una scuola che assume il principio dell'emancipazione, così come stabilito dalla Costituzione, e cioè che rifiuta una scuola di classe, dove le disuguaglianze di partenza diventano poi una modalità anche per il proprio futuro. Le disparità di partenza non devono diventare disuguaglianza sociale. Questo è il principio che segue e che ha alimentato questa mobilitazione. Io adesso darò la parola ad altri per intervenire. Chiuderemo questa manifestazione con bella ciao, ricordando. Volete fare un giro tondo? Vabbè. Farete un giro tondo, dopodiché. Volevo solo ricordarvi che chiuderemo questa manifestazione con una canzone che a noi è molto cara e che rappresenta non solo il nostro futuro, ma rappresenta anche la nostra storia e le nostre radici, che è Bella Ciao, perché quella scuola democratica che difendiamo l'abbiamo costruita grazie e soprattutto alla resistenza partigiana. Questo è un punto chiave per noi. Voglio solo dire che ci sono dei lavoratori che domani avranno un altro problema oltre a questo, e sono i lavoratori dei serali. Nei prossimi giorni abbiamo organizzato un'assemblea e su questo proveremo a costruire anche qui un coordinamento, magari metropolitano, di lotta per ribadire tutela dei diritti di questi lavoratori ingiustamente attaccati e espropriati di un diritto che pare non sia riconosciuto da altri. Grazie a tutti e chiudiamo con Bella Ciao. Io credo che noi oggi dobbiamo avere chiaro semplicemente questo. Abbiamo dato al governo una bastonata fortissima. Oggi la scuola ha dimostrato che è in grado di reagire, è in grado di mobilitarsi, è in grado di sconfiggere un avversario forte ma anche fragile. Siamo una categoria di dimensioni enormi, siamo in grado di spostare ampia parte del paese. Il fatto che ci sia uno sciopero e una manifestazione di queste dimensioni, che va al di là delle appartenenze, il fatto che, ed era un elemento oggi importantissimo, fosse evidente la presenza delle scuole come gruppi, come forma di auto-organizzazione, va valorizzato al massimo. Ma proprio in questo momento, proprio nel momento della nostra massima forza, dobbiamo avere anche la massima chiarezza. Il governo ha due strade di fronte. O andare avanti a testa bassa, e allora è necessario affrontarlo con una ripresa forte di iniziativa. Abbiamo già, per esempio, a Torino sabato 9 la giornata dell'orgoglio della scuola. Abbiamo inevitabilmente di fronte lo sciopero degli scrutini come forma di pressione a livello più alto. Siamo in pieno dell'occasione del blocco degli invasi. Deve essere anche chiaro che se il governo tenterà la mossa di dividerci facendo qualche concessione marginale, noi non siamo disponibili, almeno parlo per la CUB e per il sindacalismo di base, credo, a nessun accordo al ribasso. Non esiste. Noi abbiamo tre punti molto chiari, li abbiamo ridotti al minimo perché nessuno potesse far finta di non capire. Abbiamo detto, in primo luogo, l'immissione in ruolo degli insegnanti precari non è legata a nessuna riforma, anche a una riforma che ci piacesse, non c'entra niente, va fatto subito e va scorporato, cioè è un diritto maturato negli anni, è un diritto che va riconosciuto senza nessun sul decreto di legge. Noi non abbiamo fatto uno sciopero emendatario, noi abbiamo fatto uno sciopero perché sia ritirato e perché si riapra una discussione seria su cos'è la scuola pubblica in questo paese. Infine, e cerchiamo di ricordarcelo, sono 6 anni
abbondanti in realtà, che il nostro contratto non si fa, il nostro salario è caduta libera, il governo stesso riconosce che siamo immiseriti. Bene, ricordiamoci una cosa molto semplice: questi signori vogliono la scuola dei dirigenti e le scuole in concorrenza fra di loro per immiserirci tutti, per farci scannare fra di noi. Noi vogliamo forti aumenti dei tributi di paga base e recuperare quanto ci è stato sottratto. Su questo non faremo un passo indietro. Decine di migliaia oggi in Italia hanno portato la loro voce nelle vie, nelle piazze delle città italiane, dicendo un no enorme al governo Renzi rispetto al suo disegno sulla scuola. Un disegno che ci vede assolutamente contrari, perché è un disegno di precarizzazione dei lavoratori, precarizzazione e rottamazione della scuola pubblica. Non è questa la scuola pubblica che noi vogliamo. La nostra scuola pubblica è la scuola pubblica che è costata fiumi di sangue durante la Resistenza, è la scuola della Costituzione. Noi non pensiamo che una scuola dove c'è un solo uomo al comando sia la scuola democratica, pluralista e inclusiva. Non è quello il modello di scuola che noi vogliamo per noi e per i nostri giovani. La nostra scuola è una scuola pluralista, una scuola democratica, una scuola inclusiva, una scuola vivace. Bella come è bella la piazza oggi, questa piazza ricca di facce, di colore, di vivacità. Questa è la scuola che noi vogliamo, una scuola vivace, una scuola viva, una scuola critica, una scuola dove il sapere critico viene trasmesso e non l'ammaestramento come pappagalli attraverso qualche quiz. La scuola dei quiz oltreoceano ha dimostrato il disastro differenziando scuole di serie A, di serie B e di serie Z. Anche i finanziamenti alle scuole pubbliche, come sono previsti nel disegno di legge, prevedono che chi è più ricco o la scuola che è inserita in un quartiere bene potrà ricevere ovviamente dei finanziamenti e gli altri si arrangino, pensino ai loro cessi. È questo tipo di scuola che noi non vogliamo. Noi vogliamo una scuola che sia la più possibilmente una scuola pubblica, laica, aperta, inclusiva, come dicevo prima. Questa piazza, bellissima, colorata, vivace, vede finalmente il popolo di Torino, della scuola di Torino, e sono studenti, genitori, lavoratori della scuola, precari, tutti insieme, qui, in questa piazza, a dire no al disegno di legge, senza se e senza ma. A nome dei Cobas, quindi, saluto tutta quanta questa piazza. Credo che uniti si possa vincere, dobbiamo mantenere questa unità e fare in modo che anche nelle prossime scadenze, perché io al contrario di molti ottimisti penso che Renzi tenterà in ogni modo di far sì che questa forma di scuola, modello azienda, modello caserma, modello Marchionne, dove ci sono i belli, i buoni e i bravi e gli altri vengono cacciati via, non debba assolutamente passare, nonostante lui cercherà di farlo. Quindi invito tutti a mantenere questa alta la guardia, mantenere questa piazza, dicendo la scuola pubblica non si tocca, la difenderemo con la lotta. Siamo tutti insieme per dire che la riforma ci vuole nella scuola, ma non questa riforma, non con quei contenuti che separa invece di unire. Neanche un'altra, non la vogliamo. Occorre che nella scuola ci siano delle buone pratiche e che le buone pratiche vengano prese in considerazione per cambiare quello che oggi non funziona. La scuola ha bisogno di investimenti, ha bisogno di formazione, ha bisogno di unità, ha bisogno di essere considerata il vero motore sociale della nostra società. Non è possibile essere considerati soltanto a parole e poi essere bistrattati continuamente. I lavoratori della scuola hanno il diritto di essere considerati, sono quelli che mantengono in piedi le scuole contro ogni buona intenzione del governo.
Sono 15 anni che veniamo bistrattati, 15 anni in cui le scuole sono state impoverite non solo di soldi ma anche di organici. Lo citava prima qualcun altro, è vergognoso che nella provincia di Torino manchino 165 posti nella scuola superiore e che si siano azzerati gli organici delle scuole serali. È vergognoso quando si pensa che gli obiettivi di Lisbona dicono che dobbiamo occuparci dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita. È vergognoso, non possiamo accettare una cosa del genere e faremo di tutto perché questo venga modificato. Dobbiamo assolutamente riprenderci gli spazi di democrazia, gli organici sono nostri, ma gli organi collegiali non ce li dobbiamo far scippare. Gli organi collegiali sono l'unica possibilità che noi abbiamo oggi di essere partecipi all'interno delle scelte nella scuola. E la contrattazione, sia di livello nazionale che quella di istituto, deve essere assolutamente rivalutata. Non è pensabile che continui lo scempio iniziato dal decreto Brunetta e il disegno della buona scuola lo peggiora addirittura. Mai avremmo pensato a qualcosa di peggio del disegno del decreto Brunetta, eppure questo disegno di legge porta alle estreme conseguenze la conflittualità nelle scuole. Non è pensabile, la scuola deve essere un mondo di pace e non un mondo di guerra e di lotta tra pari. È assolutamente incomprensibile e inaccettabile. Quindi grazie a tutti della grandissima partecipazione, questo è l'inizio, dobbiamo rimanere uniti per obiettivi comuni, non cercare quello che ci divide, ma troviamo tutto quello che ci unisce e portiamolo a casa, perché altrimenti un uomo solo rimarrà al comando. E un uomo solo che si deve basare su un voto di fiducia è un uomo debole, dobbiamo dimostrarglielo. Grazie. Anche oggi noi studenti siamo scesi in piazza per contrastare le invalsi che sono l'esempio lampante di questa buona scuola che noi non ci stiamo, a cui noi non ci stiamo. Questo per dimostrare che gli studenti non si fermano all'autunno caldo, ma scendono anche in primavera. Per questi motivi rilanciamo l'assemblea che ci sarà giovedì 7, questo giovedì alle 3:30 davanti a Palazzo Nuovo, in cui organizzeremo la mobilitazione del 12. Noi non ci stiamo, siamo in tanti, facciamoci sentire.